Ciao ragazzi, come vi avevo promesso, oggi vi faccio vedere come fare una giostrina in silicone. L'altra volta vi ho fatto vedere come fare la catenella portaciuccio. Se non ve la ricordate, vi lascio il link qua sopra. Ed ora andiamo a vedere come fare la giostrina. E prima di tutto abbiamo bisogno di questi occorrenti, ovvero una clip in silicone, ma questa è facoltativa e dopo vi spiegherò perché. E delle palline da 12 mm, palline da 9 mm, una forma in silicone a scelta, un campanellino, un filo della lunghezza di circa 50 cm, forbici, ago e accendino. E come al solito andiamo prima a comporre sul tavolo ciò che vogliamo creare e dopo andiamo ad infilare il tutto. Vediamo come fare. Bene ragazzi, questo è quello che io voglio fare, quindi questa giostrina. E vi ripeto, questo possiamo anche ometterlo, dipende da dove volete attaccarlo e vedremo alla fine come fare. Allora, visto che abbiamo creato la nostra giostrina o sonaino, come vogliamo chiamarlo, andiamo a comporre il tutto. Ci aiuteremo come al solito con l'ago e il filo in modo tale da aiutarci. Iniziamo prima a creare questa parte per poi andare sopra e alla fine faremo i finali. Quindi prendiamo questo, iniziamo a portare. Lasciamo in questo modo, naturalmente voi potete giocare come volete con le palline, con le forme, come meglio credete, in questo caso questo viene mobile. Cacciamo l'ago da qua, perché qui li abbiamo infilati, e lo andiamo a rimettere dalla base. Certo, se ce la fate magari ad infilarli direttamente, però comunque sia i fori sono un pochino piccolini. Caso invece andiamo ad infilare il campanellino, però come lo leghiamo? Infiliamo questa parte qui e con l'aiuto dell'ago facciamo rinfilare il filo dentro questa palina e poi l'annoderemo fra questo e questo. Questo ve lo dico per una maggiore sicurezza, perché magari il campanellino potrebbe tirarsi. Non dovrebbe, però io per una maggiore sicurezza lo ripasso nella palla grande e faccio un nodo direttamente lì. Quindi facciamo lo stesso procedimento. Facciamo l'ago e abbiamo formato questo. Vi faccio vedere. Lo abbiamo fatto uscire da qui. Stringiamo tutto e dopo andiamo a fare il nodo. Finito questo step, per facilitarci a fare il nodo finale, tiriamo un pochino la corda
Facciamo un bel nodo, anche doppio volendo, quindi giro una volta, giro due volte, tiro forte forte, tiro 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 forte, tolgo l'eccesso con la forbice. Ecco l'accendino, vado a bruciare. Brucio anche un po' il nodo e schiaccio piano piano anche con il dito, in modo tale che si incolla tutto. Questa è una tipologia di filo che consente di fare questa tecnica. Dopodiché ritiro nuovamente tutto il filo, così è fissato. Ecco qui. Ora andiamo a fare il nodo qui. Possiamo naturalmente aiutarci nello stesso modo, cioè tiriamo il filo piano piano. Se non riusciamo a fare un nodo con un filo così corto, facciamo questo procedimento che vi ho detto, piano piano. Rifacciamo di nuovo. Però in questo caso lo andiamo a girare con il filo che è qui. Quindi lo passiamo sotto e facciamo un nodo qui. E se ce la facciamo, lo facciamo anche doppio. Se vi dà fastidio questa cosa che si apre, questi pelucchi, basta bruciarli e si tolgono. Quindi non sono di impiccio, ma noi ce l'abbiamo fatto ugualmente. Quindi togliamo, stringiamo forte 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 anche in questo caso. Stringiamo fortissimo. Togliamo l'eccesso, accendino, schiacciamo, attenzione a non bruciarvi perché inizialmente potrebbe un pochino scottare, ripassiamo, ecco qui, e tiriamo il filo di qua, attenzione a non tirarlo tutto perché sennò vi escono le palline. Se tirate forte il nodino va un pochino dentro la pallina e quindi si nota di meno. Con calma riuscirete comunque a farlo. Ecco, in questo caso questo è il risultato. Un po' le corde si devono vedere perché fanno parte comunque della giostrina. Ora vi dicevo prima che ci sono due opzioni. Naturalmente faremo un nodo qui. In questo caso o agganciamo la clip e quindi la pinza. Questo dipende però da dove vogliamo attaccare la nostra giostrina, perché se la dobbiamo attaccare su un tessuto allora conviene mettere questa, ma se non la dobbiamo attaccare ad un tessuto ma bensì al bracciolo, maniglia, non so come chiamarla, dell'ovetto, cioè quella che è qui solleviamo l'ovetto, allora in questo caso ci conviene lasciare questo, girarcelo intorno piano piano, anche perché comunque, ecco, vi faccio vedere, ci entra da qua facendo passare tutte le catenelle. Questo è mobile, quindi ci entra, e facciamo il solito passaggio, ecco, ve lo faccio vedere su questa clip, che è la stessa cosa, la stessa tecnica, cioè di girarlo intorno e fare il nodo così. Quindi o lo utilizziamo con la clip o lo utilizziamo senza. E quindi in questo caso abbiamo fatto la nostra giostrina per i nostri bimbi. Vedete? Loro si divertiranno perché lo vedranno girare e lo toccheranno col campanellino e saranno contenti. Vi ricordo che questi materiali sono in silicone alimentare, senza BPA, quindi comunque sicuri per i nostri bambini. Trovate in descrizione i link dei siti per poter acquistare il materiale, e vi faccio vedere inoltre che si possono fare non solo in silicone ma anche in legno. L'altra volta non ve ne ho parlato, però si possono fare sia naturalmente i sonaglini, questo è un altro fatto con il lilla, sulle tonalità del lilla. E altra cosa molto carina, naturalmente, sono i portaciucci di cui vi ho parlato l'altra volta, sempre in legno, quindi potete fare anche il set. Se volete fare un regalo grazioso, fate il set regalo
del sonaglino o giostrina, come volete chiamarlo, è il portaciuccio ed è un'idea davvero molto molto carina. Se vi è piaciuto il link, il video, come al solito mettete un like ed iscrivetevi perché ci saranno nuovissimi video in arrivo. Vi saluta anche mia figlia Ginevra, un abbraccio e alla prossima, ciao!